Ciao amici di YouTube, oggi andrò a fare un dolce e oggi andrò praticamente superare il confine e andrò nel mondo vegano. Diciamo che i cibi vegani mi cominciano a piacere e mi sa che mi trasformo in vegano. Comunque, oggi andrò a fare una crema di avocado al cacao. Ma prima di andare avanti vi chiedo gentilmente di mettere un bel like al video, così mi fate capire se questi video vi interessano. E se non siete iscritti, iscrivetevi col tasto che c'è giù, quel tasto rosso, e attivate anche la campanellina, così avrete la notifica quando io inserirò un nuovo video. Ma adesso basta con le chiacchiere e prepariamo questo dolce veloce, ossia la crema di avocado al cacao. Let's go! Questi sono gli ingredienti per fare la crema di avocado al cacao. Quindi abbiamo un avocado bello maturo, non troppo maturo chiaramente, 10 g di cacao amaro, poi qua abbiamo la pasta di vaniglia che ne serve la punta di un cucchiaino. Come dolcificante usiamo lo sciroppo d'acero. Io ho questo sciroppo d'acero che ha un profumo di caramello ed è biologico, quindi sciroppo d'acero, e del latte chiaramente latte vegetale. Questo è il latte di mandorla. Quindi qua abbiamo 10 g di cacao, 100 g di latte di mandorla, 100 g di sciroppo d'acero biologico, chiaramente un avocado e la punta di un cucchiaino di estratto di vaniglia. Adesso vi faccio vedere quanto è facile e veloce preparare questa crema di avocado al cacao. Come prima cosa apriamo l'avocado. Perfetto. Nel bicchiere del frullatore a immersione mettiamo l'avocado. Poi inseriamo il cacao. Lo sciroppo d'acero. Il latte di mandorle, e la punta di un cucchiaino di estratto di vaniglia, e con un frullatore a immersione frulliamo il tutto. Ed ecco qua la crema di avocado al cacao. Vedete, è tanto semplice farla che non ci vuole altro. Faccio vedere la consistenza. È perfetta. Adesso la porzioniamo. Ne escono 2 coppette. Livelliamo le coppette queste. Adesso io le copro con la pellicola e le metto in frigo
e le lascio rassodare in frigo per minimo 3 ore. È un dolce che si può consumare o a temperatura ambiente o fresco da frigo. Ecco, dopo 3 ore prendiamo la crema di avocado al cacao. Io la decoro con delle granella di nocciola. Beh, come sempre facciamo la prova di assaggio. Faccio vedere proprio com'è bella morbida. È spettacolare proprio. Oltre a essere favolosa. Crema di avocado al cacao. Un dessert vegano. Se vi piace il video, mettete un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale di Cucina Italiana. E dall'Austria, lo chef Jason vi manda un saluto e ci vediamo al prossimo video.